date la fiducia al PD. Siete quelli del nord. Oh, prova, prova. Ciao a tutti, sono Alessio Villarosa, anch'io componente della commissione finanze. E come? Vicepresidente vicario, sì, al momento. E vi parlerò del reddito minimo garantito, del nostro famoso cavallo di battaglia, il nostro primo punto. Volevo però inizialmente prima fare una premessa, non so se qualcuno l'aveva detto, ma sul nuovo decreto del fare noi abbiamo presentato tantissimi emendamenti e solo ed esclusivamente il 4% dei nostri emendamenti è stato dichiarato inammissibile, con una differenza con gli altri partiti del 40-50%. Questo per dimostrare che oltre ad essere persone oneste siamo anche capaci, lo stiamo dimostrando. Voglio far fare una premessa a Matteo Mantero, che fa parte della Commissione Affari Sociali, perché il gruppo Reddito Cittadinanza è un gruppo vastissimo, siamo tantissimi che facciamo parte di questo gruppo, e vuoi fare tu intanto una breve premessa e poi parlo io delle coperture finanziarie. Matteo! Allora, io sarò previsto, vi spiego un attimo, come diceva adesso stiamo lavorando al... in più commissioni, ovviamente, perché è una delle nostre proposte più grosse, quindi riguarda tante commissioni. Io sono di affari sociali, poi c'è la commissione lavoro che se ne occupa, bilancio, finanze, eccetera, quindi riguarda, è un lavoro che stiamo facendo insieme. Niente, la premessa breve, l'idea del reddito di cittadinanza non è un'idea nuova, no? In Europa ce l'hanno tutti i paesi, praticamente parte l'Italia e la Grecia, ma è un'idea che parte già l'ha introdotta da Tommaso Moro nel 1500, ora vi racconterò dal 1500 ad oggi come si è evoluta. No, semplicemente per dire che Tommaso Moro diceva che secondo lui l'introduzione di un reddito di cittadinanza, di un reddito diciamo per tutti i cittadini, sarebbe stato un deterrente maggiore per la criminalità rispetto alla pena di morte che c'era allora. Questo sembra stato mai evidente, perché se io ho fame, sto morendo di fame, rubo, anche se poi so che rischio la vita. Se invece io permetto a tutti i cittadini di partecipare, di contribuire, diciamo, di partecipare alla vita sociale, questo evita anche che io diciamo, possa diventare criminale oppure possa essere ricattato con lavoro, eccetera. Velocemente quello che vogliamo, quello che significa reddito di cittadinanza, ovvero che non vuole essere una nuova forma di assistenzialismo, ma vuole essere appunto un diritto di tutti i cittadini di continuare a partecipare attivamente alla vita della società, perché se io non ho reddito sono effettivamente escluso dalla vita della comunità, quindi un aiuto che la comunità dà ai suoi membri per accrescere se stessa, per migliorare se stessa. Gli scopi sono tre principali: uno, quello della reinclusione sociale, come ho detto, quello della redistribuzione della ricchezza, perché se 100 persone hanno 100, spendono, consumano e partecipano all'intero reddito sociale, che se una ha 10.000, sono fatto conto. La restituzione della ricchezza e sottrarre le persone, come dicevo prima, al ricatto del lavoro, perché se io ho il modo di sostenermi, so che per 2, 3 anni, 4 anni ho comunque la possibilità di vivere dignitosamente, non sarò costretto ad accettare lavori in un call center a 2 euro o andare a pulire le scale a sottopagato, ma avrò la possibilità di cercare un lavoro che sia in linea con quello che è il mio profilo, e anche di evitare appunto magari di delinquere, perché poi molto spesso quando non trovo un lavoro o non voglio fare un lavoro, diciamo, che mi dà pochi soldi, magari prendo strade sbagliate. Quindi questa, diciamo, è l'idea del reddito di cittadinanza. Quello che noi diciamo, vogliamo fare è dare questo contributo a tutti i cittadini che in questo momento non percepiscono un reddito, quindi i disoccupati, gli inoccupati, gli studenti, dal 18° anno di età fino al raggiungimento dell'età pensionabile. E quello che abbiamo pensato come livello è la soglia di povertà, quindi quello sarà il reddito minimo, ovvero circa 8.000 euro all'anno. Quindi tutti quelli che percepiscono un reddito inferiore a questa cifra dovranno verrete
percepiranno l'intero reddito oppure verrà integrato in questo modo. Abbiamo pensato però anche per aumentare l'inclusione sociale di, ovviamente chi percepirà il reddito dovrà cercare lavoro, quindi avrà un certo numero di offerte di lavoro che in linea con qual è quello che è il suo profilo, e dovrà poi poter rifiutare due o tre offerte di lavoro, poi dovrà accettare una di queste offerte, altrimenti ovviamente perderà il diritto al reddito. Per però aumentare l'inclusione sociale abbiamo anche pensato che chi percepisce il reddito dovrà percepisce qualcosa della comunità, dovrà restituire qualcosa alla comunità, ovvero partecipare con lavori socialmente utili, con volontariato, con l'assistenza agli anziani, quindi questo per tornare sempre a una forma di inclusione sociale. Quello che vogliamo fare è praticamente ripristinare, quindi proprio un cambio culturale. Noi non chiediamo dei soldi per stare a casa così non vai alle lingue, ma perché vogliamo ripristinare un senso di comunità. Dobbiamo aiutarci l'uno con l'altro, perché come dicevamo, nessuno deve rimanere più. Oltre a questi aspetti, naturalmente il reddito di cittadinanza, vi vorrei ricordare che è anche un volano per le imprese, ovvero questi soldi vengono dati ai cittadini che li spendono nelle imprese, perché comunque c'è questo modus operandi del governo di far arrivare ai cittadini sempre tramite le banche. Noi vogliamo rompere un attimino anche questo modo di operare, iniziare a dare ai cittadini i soldi direttamente ai cittadini, che poi li spenderanno nelle imprese, creeranno l'economia, faranno muovere il mercato, e quindi anche per le imprese ci sarà un beneficio. Stiamo lavorando in una maniera bellissima, perché abbiamo un documento Drive, è un documento che è condiviso da tutti i partecipanti a questo gruppo, quindi giornalmente andiamo lì, inseriamo le nuove idee, poi sentiamo i cittadini, sentiamo le associazioni. Stiamo lavorando veramente benissimo, e a breve avrete tutto l'articolato del nostro reddito di cittadinanza, veramente a breve, massimo due settimane, un mese massimo. Vorrei dirvi che questo, il reddito di cittadinanza, come diceva bene Matteo, non è un qualcosa che vogliamo fare noi qua in Italia, ma che esiste già in tutta Europa. Europa 2020 ci obbliga a creare una nuova strategia per promuovere l'inclusione sociale, in particolare attraverso la riduzione della povertà, mirando a liberare almeno 20 milioni di persone dal rischio di povertà. In Italia 8 milioni di persone si trovano sotto la fascia di povertà. Noi pensiamo che questa cosa non sia assolutamente accettabile. Come operano gli altri governi? Ad esempio il governo Monti ha trovato sempre soluzioni tagliando la sanità. Queste sono alcune notizie uscite sui giornali durante i famosi tagli di Monti. Taglia l'istruzione, taglia le pensioni, taglia i diritti acquisiti, perché loro mi parlano di pensioni d'oro come diritti acquisiti, però gli esodati, il diritto degli esodati, degli superati, non era un diritto acquisito anche quello? L'attuale governo, il governo com'è di Battista derogatico, no, il partito derogatico, il governo dei decreti sulla pubblica amministrazione, quindi le soluzioni come le trovano? Hanno riempito il giornale, abbiamo trovato una soluzione per i debiti della pubblica amministrazione, lo sapete cosa hanno fatto? 40 miliardi di debito, va bene, allora li prendiamo in prestito e ci copriamo il debito. Complimenti, veramente intelligenti, veramente bravi. Mi sospendono l'IMU dopo che in campagna elettorale invece la volevano eliminare, mi fanno un decreto sulle emergenze, non so se avete seguito un pochettino le vicende quando il governo ha dovuto dare la fiducia, un governo sulle emergenze che alla fine all'interno aveva l'Expo, aveva il TAP, aveva le camere di commercio estere, ragazzi, aveva la modifica, la riprogrammazione delle camere di commercio estere, aveva i poteri da attribuire al Ministero del Turismo. No, infatti non è istruzione del turismo, cioè cose, fanno dei decreti nei quali all'interno inseriscono un po' di tutto, mettono dei piccoli temi sensibili in modo tale che noi dobbiamo assolutamente approvare tutto il decreto, perché sennò siamo contro i terremotati. E non so se avete visto il titolo dell'unità, grillo contro i terremotati. Questo è il modo di lavorare. Governo 5 Stelle, alzi. Scusatemi, perché dietro c'era un'altra cosa che hanno fatto loro nel decreto del fare, l'unica cosa intelligente che avevano fatto, scusatemi, ma veramente mi innervosisco, era fare una tassa antispeculazione, perché sapete che il mercato si sposta dall'economia reale all'economia finanziaria, perché è più conveniente. Un'azienda paga a fine anno il 60-65% di tasse, per quale motivo deve aprire un'azienda? Me ne vado sul mercato finanziario, ho molta più convenienza e le aziende muoiono.
Quindi avevano fatto una tassa antispeculazione che però antispeculazione non era, perché colpiva solo le azioni delle 72 aziende più importanti in Italia. Ebbene, nel decreto del fare comunque questa tassa l'hanno eliminata, la vogliono sospendere. Noi invece abbiamo preparato un emendamento e vogliamo ampliare la platea, quindi andare a colpire i veri speculatori, perché i veri speculatori lavorano giornalmente, si chiama intraday questa operazione, come il gioco d'azzardo. Io gioco giornalmente sul rialzo, sul ripasso di alcune azioni di determinate aziende. Questa è solo ed esclusivamente speculazione esposta ai capitali e al mercato finanziario. Il costo degli ammortizzatori sociali attuale è di circa 34 miliardi, a dire il vero solo di alcuni ammortizzatori sociali, perché si arriva a 58. Se io prendo 58 miliardi e li divido sugli 8 milioni di abitanti sotto la fascia di povertà, faccio il reddito di cittadinanza, solo ed esclusivamente con gli ammortizzatori sociali. Quindi c'è qualcosa che non va, e l'ha detto prima Carla, sono quelle pensioni d'oro, sono tutte quelle iniquità all'interno del nostro tessuto statale. È una cosa scandalosa, attualmente già si potrebbe fare. Le pensioni d'oro per esempio ci farebbero risparmiare, come diceva bene Carla, 13 miliardi d'euro l'anno, 13 miliardi. Noi vogliamo trovare anche quello che interessa, se invece di aumentare la tassazione, di ridurre i fondi per l'istruzione, per la sanità, andiamo a colpire i giochi d'azzardo, andiamo a colpire ciò che realmente non fa bene al tessuto sociale. Sempre per quanto riguarda il mercato finanziario, ancora poi più finita l'ultima slide, basta aumentare dal 20 al 25%, il capital gain significa redditi da capitale, quindi mercato finanziario, guadagnare sul capitale, e sono 800 milioni di euro. Rivalutazione dell'aste concessione TV 1 miliardo e 300, rivalutazione dell'aste concessione Lido, Lidi, portando equità tra spiagge con alta frequentazione e spiagge con bassa frequentazione, quindi siamo attenti. Finanziamento pubblico ai giornali 100 milioni, finanziamento pubblico ai partiti 150 milioni, insomma quello che vi vogliamo dire è che i soldi ci sono e che loro hanno fatto troppi favori in questi anni e non possono più tornare indietro. Noi no.